Sul lato destro del convento sorge la chiesa. È preceduta da un atrio che raccoglie nella volta pitture di santi e una annunciazione. La chiesa a pianta rettangolare è formata da una sola navata decorata con stucchi. Nella chiesa veniva data sepoltura alla maggior parte dei fedeli defunti in gioi. Dall'analisi dei testamenti conservati nell'archivio di Stato di Salerno, rogati dal notaio Decio D'Urso, attivo a Gioi dal 1573 al 1591, si rileva come la maggior parte degli abitanti di quel periodo sceglieva per la sepoltura la chiesa di San Francesco. Al centro del pavimento della chiesa troviamo una ceramica cinquecentesca realizzata certamente da un frate. Il disegno e i versi riflettono la spiritualità monacale per quanto riguarda la riflessione sulla morte come mezzo per vivere virtuosamente. La chiesa era dotata di un organo antico, del quale si conserva ora soltanto la grandiosa cassa lignea. La parte meccanica è andata completamente distrutta. Di lato, entrando a destra, vi è una piccola navata in stile gotico, forse la chiesa primitiva del convento. Qui, prima e dopo il restauro. Dietro l'altare maggiore troviamo il coro, dal quale si accede alla sagrestia, che conserva ancora un bel lavabo in pietra. Durante il decennio francese, nel 1811, il convento fu chiuso, ma venne riaperto nel 1818. Dopo l'Unità d'Italia, con decreto del 7 luglio 1866, il convento venne definitivamente chiuso. Un secondo convento era quello delle monache di San Giacomo in Piazza Santa Maria, in attività dal 1526 al 1811, dedicato all'educazione delle fanciulle di Gioi e dei suoi casali di qualunque condizione fossero. Ai frati francescani era riservata la cura pastorale di questo monastero. I frati assicuravano ogni giorno la messa e provvedevano a fornire annualmente il confessore delle clarisse. Oggi l'edificio, completamente trasformato, è adibito a civile abitazione. Sinora abbiamo visto Gioi oggi. Nel mio disordinato archivio sono riuscito a trovare alcuni filmati dei quali vi farò vedere ora alcune sequenze. Da un film in 8 mm girato agli inizi degli anni 60. Questo filmato fu girato dall'alto del campanile di Sant'Eustachio nel periodo di costruzione del municipio.
un omaggio a chi non c'è più. Il mercatino settimanale quando ancora si filava. Parti migliori del maiale, prosciutto e filetto, finemente macinato, con un grassello preso dalla parte dove il grasso è migliore, no? E tenuto dentro per tenere morbida e umida la pasta. È qualcosa di sublime. E che in effetti siano qualcosa di eccezionale è confermato anche dal giudizio che troviamo già nel 1823. Anno in cui venne dato alle stampe la quarta edizione del Trattato dell'Agricoltura Pratica, ove a pagina 192 si legge: «In un simile modo si fanno tra noi le cosiddette soppressate. Si lodano molto quelle di Nola, ma eccellenti sono quelle del Cilento e specialmente degli Gioi nel Principato Citra». Abbiamo ascoltato degli studi che vengono condotti in questi ultimi anni sulla longevità degli abitanti di alcuni centri del Cilento, incluso Gioi. Vorrei a tal proposito richiamare quanto già all'inizio del secolo scorso ebbe a scrivere il fratello di mio nonno, autore del libro L'antica Gioi. Non è certo una esagerazione l'asserire che in Gioi e nei suoi deliziosi dintorni non si invecchia mai. Qui questo cantuccio di mondo è un vero luogo di villeggiatura, bello per il suo squarcio di cielo, bello per l'aria salubrima e balsamica che vi si respira.